Eccoci, dopo alcuni mesi di chiusura torniamo, ripartiamo e ripartiamo in un modo completamente diverso da come ci eravamo lasciati, ripartiamo sotto una nuova luce. Abbiamo voluto chiamare così questo festival, è un festival in qualche modo, anche se uno strano festival che comincia il 4 luglio e non si sa quando finisce, questo è molto strano. I festival iniziano e finiscono in genere in un tempo abbastanza contenuto, invece questo va avanti fin quando non cambieranno le condizioni di questo post pandemia che ancora influenza molto significativamente le nostre attività, però ripartiamo in un modo diverso, ripartiamo con una serie di concerti, di eventi, di spettacoli che intanto ci riporteranno dentro questo teatro. 4 e 5 di luglio ci ritroveremo qui, ci riprenderemo il Teatro Massimo, perché i teatri devono stare aperti, perché questo teatro nel tempo per tante ragioni è stato chiuso, noi l'abbiamo riaperto, lo riapriamo ancora e torniamo 4 e 5 luglio qui dentro, e come vedete lo trovate molto diverso. Non ritroverete il teatro di prima, avremo tempo in futuro per ritrovare il teatro come l'abbiamo lasciato, così come avremo tempo per ritrovare l'opera lirica come l'abbiamo lasciato. Prendiamoci questo spazio un po' sospeso, un po' anomalo, un po' diverso del tempo post-Covid, post-pandemia, anche per divertirci, anche per viverlo in modo un po' curioso, anche per rientrare al Teatro Massimo e non trovare un teatro mezzo vuoto. Noi non vi faremo trovare un teatro mezzo vuoto, noi vi faremo trovare un altro Teatro Massimo, diverso. Lo guarderete in un modo differente, sarete tra i palchi, oppure magari in futuro sarete lì, in palcoscenico, sarete voi in palcoscenico, perché siamo in un tempo in cui abbiamo voluto ripensarci, abbiamo voluto riimmaginarci. Allora partiamo il 4 luglio nel segno della musica contemporanea con una commissione a una compositrice israeliana che si chiama Ella Mir Sharif e che parla dello straniero, che parla di un viaggio. Parla di uno straniero, di qualcuno che si sente straniero lì dove si trova. E questa è una condizione che noi conosciamo bene nella nostra città, è un tema che abbiamo sempre seguito molto e vogliamo confermare questa nostra volontà di stare attenti, di pensare, di ragionare sui temi e sui valori più importanti che riguardano la nostra comunità. Subito dopo il pezzo della Sharif, la messa in do maggiore di Beethoven, ricordando le celebrazioni beethoveniane di quest'anno un po' scombinato ovviamente dalla pandemia che si è abbattuta sul mondo, ed è un pezzo bellissimo, è un pezzo che ci riporta alla spiritualità, è un pezzo che ci dà un grande segno di speranza. Poi continueremo al Teatro di Verdura, staremo un buon tempo al Teatro di Verdura con pezzi bellissimi. La nona di Beethoven, la gioia, i popoli che si uniscono, un bel messaggio ancora una volta di speranza, il Requiem di Verdi, la grande spiritualità, la grande riflessione drammatica di Verdi, e poi Cavalleria Rusticana con il ritorno di Roberto Lagna a Palermo dopo tanti tanti anni anche di assenza dall'Italia, e poi un concerto Gershwin, una grande presenza del nostro direttore musicale Omer Meilberber, che starà con noi per tutto il mese di luglio, poi starà ancora con noi in settembre. È uno spazio per la danza, perché noi non dimentichiamo che siamo uno dei pochi teatri italiani che conserva un corpo di ballo e che per noi è un grande valore, e l'appuntamento con la danza ci ricorda anche qui, in un modo diverso da quello che conosciamo, che dobbiamo stare distanziati, che dobbiamo stare distanziati di un metro. Abbiamo chiesto a Davide Bombana, il nostro nuovo direttore del corpo di ballo, una nuova creazione che ha a che fare proprio con questo tema del distanziamento interpersonale. Insomma, siamo tornati, siamo qui. E poi i bambini, i nostri meravigliosi bambini, quelli della Kids Orchestra, quelli del coro di Voci Bianche, quelli del coro Arcobaleno della Cantoria, tutti insieme si ritroveranno sul palcoscenico del Teatro di Verdura per dire addio all'estate e per ritrovarci poi qui al Teatro Massimo. Saranno loro
a chiudere una prima parte di questo festival. E quindi noi vi aspettiamo qui in teatro, vi aspettiamo in un luogo che è tornato ad essere un luogo sicuro, lo è sempre stato, però adesso posso anche capire che ci sia da parte vostra qualche preoccupazione. Allora non dimentichiamolo, i teatri sono luoghi di emozioni, i teatri sono luoghi di bellezze, i teatri sono luoghi dove si viene sicuri, con la gioia, con l'entusiasmo di passare una parte del nostro tempo in buona compagnia e ascoltando buona musica.